Ciao a tutti Lego fan, benvenuti. Oggi vediamo insieme un meraviglioso set del 2016 facendo parte della linea Lego Star Wars, il 75155, L-Wing Fighter. Un instant classic, come lo definisco io, perché da subito è entrato a far parte di quella cerchia ristretta di astronavi di Star Wars davvero davvero iconiche, insieme con l'X-Wing e l'E-Wing ad esempio, o come la Wing, il B-Wing e tante altre. Il set è costituito da ben 659 pezzi e da 5 minifigure, una più bella dell'altra. Io direi di andarle a vedere subito in dettaglio. Sono presenti due ribelli, uno dei quali però ha un nome vero e proprio, Bistan, e l'altro invece è un generico ribelle che fa parte appunto delle truppe dei ribelli. In ogni caso, le stampe presenti sulle due minifigure sono davvero fantastiche, sia per quanto riguarda quella di Pistan, che è la minifigura qui a sinistra, lui, e sia per il generico ribelle, bellissime. Vi faccio vedere anche le stampe presenti sul retro delle minifigure, date che livelli di così perfezione che ha raggiunto proprio la Lego. Mi piace tantissimo la testa proprio di Pistan, che è ovviamente un alieno, come potete ben vedere, è un unico blocco. Eccolo qui, quindi che viene sistemata qui sul torso. Ok, una piccola nota per quanto riguarda i due blaster, che sono di un colore grigio scuro, tipo canna di fucile, non so se si riesce a vedere, non il classico nero. Ok, due minifigure sicuramente promosse e uniche per questo set. Il set poi ha un costo, diciamo così, un po' elevato, però è davvero davvero meraviglioso, costa 85 euro. Ok, questo invece è il pilota del Wing. Belle le stampe presenti sulla minifigura e anche sull'elmetto. Ha una pistola blaster di classica nera, presenta la doppia espressione facciale come spesso avviene per le minifigure dedicate all'universo di Star Wars. Questa è la stampa sul retro. Del pilota del Wing è uscito anche un'altra versione, sia del pilota che del Wing vero e proprio, per quanto riguarda la linea Microfighter. Eccoli qua. Questa fa parte della quarta serie, l'ho già recensita sul canale, uno dei miei primi video, forse non bellissimi come magari quelli che faccio adesso, che insomma sono leggermente migliori rispetto ai primi che feci. Questa è, ecco, appunto la versione Microfighter. Vi ricordo che per tutti gli amanti della linea Star Wars, in particolar modo dei Microfighter, sono stati confermati anche per il 2018. Si trovano già alcune immagini proprio dei nuovi set, che quelli appunto della quinta serie, che poi prenderò e vedremo sul canale. Voglio anche farvi vedere un po', eccolo qua, le differenze tra le due minifigure. A voi scegliere quella che più vi piace. Io preferisco sicuramente quella del piccolo Wing del Microfighter, per la combinazione dei colori e soprattutto per il design proprio dell'elmetto, che è assolutamente fantastico. Non so poi perché hanno deciso di fare questi due, guardate pure la parte dietro come è bombato e l'alternanza proprio del bianco e del nero lo rende davvero davvero meraviglioso. Ok, beh, poi è presente anche, come potete vedere, la visiera qui sul casco, qua invece è disegnata. Ok, una così particolarità, se vogliamo, di questa minifigura e del set. Oh, andiamo a vedere finalmente i due personaggi invece che importanti all'interno proprio del film. Abbiamo a sinistra Cassian Andor e a destra Jyn Ginnerso. Ginnerso che già vi ho fatto vedere sul canale in versione buildable figure. Anche in questo caso qua vi metterò poi il link in descrizione per poter trovare facilmente, se vi va, la recensione anche della buildable figure. Blaster sempre grigio e pistola blaster grigio chiaro. Ok, ha un'altra arma,
E belle proprio le stampe presenti sulla minifigura di Cassian Andor, con pure la prosecuzione della stampa del vestito proprio sulle gambe, e questa è la parte posteriore con questo cappuccio e con il pelicciotto qui presente. Doppia espressione facciale per entrambe le minifigure, ovviamente, sia per Cassian che per Jyn Erso. Mi piace tantissimo anche questo elmetto con i capelli che sono legati al caschetto, e poi questo comunicatore legato qui sulla parte superiore del cappello. La particolarità di questa minifigura, beh, oltre ad avere quest'altro accessorio, è la presenza proprio di questo vestitino che ricopre completamente la minifigura. Meraviglioso, promossa. Ok. E ora concentriamoci su questo, come dicevo, iconico fighter. Grandissimo, una lunghezza di ben 38 centimetri. Meravigliosa, vi faccio vedere raffrontato con una singola minifigura. Eccola qui, bellissima. Un'astronave davvero meravigliosa. Ha diversi elementi, diverse caratteristiche che voglio farvi vedere. Iniziamo subito dalla parte posteriore, che trovo davvero davvero fantastica e ricorda anche tantissimo un'altra iconica astronave, che è l'X-Wing. Presenta questi quattro motori, è presente anche, vi faccio vedere più in dettaglio, qui sono presenti una coppia di adesivi qui sulla parte superiore ed inferiore per tutti e quattro. Tanti dettagli per i motori. È presente, e c'è anche la possibilità di accedere alla stiva posteriore. In realtà poi lo spazio vero e proprio è davvero minimo, però insomma è comunque un di più che hanno aggiunto. Mi piace tantissimo tutti i particolari presenti proprio sull'astronave. Meraviglioso. Ok. Sono presenti anche dei portelli laterali apribili per le truppe di sbarco. Eccolo qua. Questo, tramite questa piccola clip, è possibile quindi aprire. Qui sono due adesivi, sono presenti anche dall'altro lato. All'interno è possibile quindi sistemare non solo le truppe, questo è l'altro pannello dall'altro lato, quindi si possono aprire tutti e due i lati. Oltre a poter inserire le truppe ribelli, sono presenti anche degli shooter estraibili e ovviamente orientabili. Il classico shooter. È possibile sistemare, come dicevo, anche i piloti ribelli, ovviamente qui sul retro, e quindi si possono sistemare sia così che magari. Fantastico. E sia poi all'interno proprio dello spazio qui presente. Ok, molto molto interessante. Poi c'è la cabina di pilotaggio. Questa è la parte inferiore. Vedete che dalla cabina di pilotaggio è possibile vedere anche quello che succede al di sotto proprio della sua nave. È una sorta di finestrino di osservazione. Non so se riesco a farvelo vedere bene anche da quest'altro lato. Un po' è troppo grande, non riesco. La cabina di pilotaggio, come vi dicevo, è assolutamente meravigliosa. E per potervi accedere, hanno creato questo piccolo meccanismo qui sul retro. Picciando in avanti, eccolo qua, si apre la cabina di pilotaggio, e questo è l'interno, con la possibilità di sistemare la singola minifigura qui molto molto facilmente, quindi si può sia sistemare che togliere molto facilmente. E qui c'è il pannello di controllo, che è un brick stampato. Ok, nessun adesivo. Adesivi sono davvero pochi qui, è presente anche da questo lato, abbiamo già visto poi gli altri presenti sull'astronave. Ecco qua, vi faccio rivedere l'apertura della bellissima, molto molto molto
Interessante. Ok. Sistemiamo il tutto. Un'altra cosa particolare del set è la presenza anche di questi due shooter a molla che possono essere sparati pigiando questi due bottoni che in realtà si creano proprio grazie all'inserimento degli shooter. Ora vi faccio vedere senza creare danni, eccolo qua. Si abbassa, quando poi viene risistemato si rialza il tasto. Interessante, molto carino e messo in posizione davvero davvero azzeccata. Ok, la cosa più interessante del Wing è che c'è la possibilità di aprire le ali che hanno una larghezza di ben 64 cm. Io ci provo perché è davvero enorme. Ok, sono presenti, come potete vedere, queste due clip, questa sfera che va inserita qui all'interno di quest'altro pezzo. Stesso discorso per il retro. Come potete ben vedere, quindi viene sistemato. Ok, così. E così. Perfetto. Questa è il wing con l'apertura massima delle ali, quello che avviene anche con il microfighter, come potete ben vedere. Ecco, lo voglio far vedere. Bellissimo. Ok. Come dicevo, una lunghezza. Una larghezza di ben 64 cm, è enorme. Ok. Questa è la visuale dalla parte posteriore. Un'astronave davvero meravigliosa. Se riuscite, ragazzi, ve lo dico fin da subito, acquistatela perché è davvero un oggetto da collezione fantastico. Ok. Bellissimo. Per questo video è tutto. Come sempre, fatemi sapere voi cosa ne pensate del set. La lasciamo in posizione aperta. Fatemi sapere, come sempre, cosa ne pensate voi del set. Lasciate quindi commenti e like. Ditemi la vostra perché è davvero molto, molto importante per me, insomma, sapere cosa ne pensate dei set, insomma, che vi presento. In attesa quindi di altri video, non solo di Star Wars, ma di tutte le maggiori linee Lego. Buona costruzione a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi!